Sei in difficoltà, mio caro? Hai bisogno d'aiuto? Me la caverò. Queste sono cose da uomini. Ma già che ci sei, potresti aiutarmi a cercare l'ultimo bullone? È questo per caso? Certo, dove l'hai trovato? Non riesci a indovinare? Che cosa ti ha preso, Fiona? Avrei anche potuto morire. Già, è il rischio che si corre quando si cerca di truffare quelle come me. Pensaci bene, non è meglio che tu mi restituisca l'assegno? Dopo che hai messo in pericolo la mia vita? Scordatelo. Come preferisci. Ah, comunque, se fossi al tuo posto ci penserei due volte prima di rimettermi in viaggio. Che cosa vuoi dire? Che potrebbe esserci qualcos'altro che non va nella tua macchina. Aspetta! Sì? Ti ho sempre ritenuto una donna molto determinata. Ma che fossi addirittura un'assassina... Mi sembri ancora vivo e vegeto. Come lo potevi sapere? Voglio dire, quando hai manomesso la macchina? Non potevi ancora sapere che avevo preso l'assegno. E per quale ragione saresti partito così di corsa? Sei stato colto con le mani nel sacco. Bambino goloso e ingordo. Tu volevi me e anche i soldi. E così non va. Meritavi una lezione. Sei completamente pazza. Allora mi restituisci quell'assegno? Ricorda il tuo predecessore. Anche lui è morto sul lavoro, accidentalmente. Sei implicata anche in quella tragedia. Assurdo, se è stato un incidente aereo. Io non vado certo in giro a sabotare aerei, ma un piccolo incidente automobilistico può sempre capitare. Allora? Cos'altro hai fatto alla macchina? Niente, naturalmente. Perché avrei dovuto sporcarmi ancora le mani? Con un po' di abilità ed intelligenza si può ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Tante grazie e buona giornata.